Sono qua in solito, se voglio far vedere questa cosa stranissima. Niente, ho questo albero qui, ok, con la mia linea di divisione, dove poi qua appoggerò i cuscinetti e qui cosa c'era? Adesso non mi ricordo più, una volta entrata non mi ricordo. A questo punto ho queste quattro possibilità, perché voglio tagliarlo a metà e voglio provare a simularlo. La prima, taglio estruso, cioè dunque vado a fare un rettangolo molto grande, molto più grande dell'albero e vado a tagliarlo, ok? E qui rimane la linea di divisione, ok? Adesso sospendo, vado a usare l'altro che posso, dividi, cioè semplicemente col piano destro dividi in un colpo solo, lo taglio, ok? Adesso vado ad attivarlo. E dunque vado a tagliarlo e mi rimangono le linee di divisione. Se invece qua sospendo e vado a usare interseca, le linee di divisione spariscono. E questo è stranissimo. Dunque non posso usare le linee di divisione quando voglio mantenere, non posso usare interseca quando voglio mantenere le linee di divisione. Vabbè, è questo, dunque devo cancellarlo perché non mi serve. Ok, cancellerò anche questo e userò dividi tranquillamente, che mi sembra quello più veloce. Più. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.